Il Partito Democratico di Taranto stringe i tempi in vista delle comunali. A chiederlo erano già stati l'assessore regionale al bilancio Michele Pedillo e il suo ex omologo al comune Dante Capriulo, entrambi candidati in pectore alle primarie. E così il neo segretario cittadino Sergio Scarcia ha convocato la direzione del partito per martedì. All'ordine del giorno, manco a dirlo, il nodo primarie. Il PD, che fino a pochi mesi fa ha rischiato la diaspora precongressuale, ora serra le fila e prova ad arrivare unito alla meta. Se da una parte le primarie rischiano di mettere contro il PD e il sindaco uscente Ezio Stefano, potrebbero dall'altra avere anche l'effetto di ricompattare tutto il resto del centro-sinistra con i vari movimenti, partiti e partitini che vorrebbero invece parteciparvi. Nel frattempo il terzo polo porta avanti le pratiche precongressuali. Dopo Fli, anche Api ha rinnovato il suo direttivo, confermando alla guida della segreteria provinciale l'ex presidente di Confcommercio Emanuele Papalia. L'esponente di Rutelli ha confermato, come gli altri partner dell'alleanza terzopolista, la volontà di correre alle comunali con un proprio candidato, ma lascia comunque aperta la porta a possibili alleanze che, giurano i ben informati, sarebbero in corso in questi giorni, soprattutto con il centrodestra. Fino adesso dagli altri alleati è arrivata questa intenzione, appunto, di correre con un proprio candidato. Noi abbiamo, diciamo, oggi, perché crediamo che è prematuro, quindi noi oggi ci vogliamo soffermare non sulle persone, perché non crediamo all'uomo della provvidenza, ma vogliamo soffermarci sui progetti. Noi vogliamo capire Taranto da grande che cosa vuol fare. Taranto, qual è il rapporto con le grandi imprese, qual è il rapporto con la Marina Militare, quale deve essere il suo sviluppo economico, quali sono gli impegni per le imprese locali, quali sono gli impegni per il lavoro. Beh, su questo noi vogliamo cercare di cimentarci e di trovare delle risposte, prima all'interno di noi stessi e poi con gli altri.